Ho preparato una piccola presentazione sul monitoraggio, un po' le esperienze del progetto LifeGestire 2020 in quanto l'ho seguito io. Io mi occupo soprattutto di entomologia, monitoraggio di specie in direttiva, ma anche monitoraggio di farfalle e libellule, e perciò tutti gli esempi sono di questo mondo. Prima di iniziare la mia presentazione volevo definire monitoring, perché dal mio punto di vista è molto importante, perché spesso si parla di monitoring, di monitoraggio, anche se veramente non dal mio punto di vista si parla di monitoraggio. Io ho usato questa definizione dal maggio 2013, dell'Encyclopedia of Biodiversity, per avere una fonte autorevole. E lui dice che è la raccolta ripetuta e l'analisi di osservazioni e misurazioni per valutare i cambiamenti nelle popolazioni di specie e nelle condizioni ambientali. Ovviamente possiamo anche dopo discutere della definizione, ma dal mio punto di vista molto importante è un monitoraggio deve essere ripetuto, altrimenti non è un monitoraggio. E ovviamente si deve usare lo stesso metodo, quello che ho scritto sotto, e anche la stessa popolazione. Altrimenti non so cosa sto monitorando se non uso lo stesso metodo e la stessa popolazione. E tutto questo mi poi mette nella posizione di valutare i cambiamenti nelle popolazioni. Per esempio, qua abbiamo un guidelines for the monitoring of Lucanus cervus, vuol dire le linee guida per il monitoraggio che sono state pubblicate, testate e già applicate. Quando abbiamo metodi che sono già stati testati è molto meglio. E quando possibile sono sempre da preferire metodi già testati e pubblicati. Ok, adesso inizio di parlare del progetto LifeGestire 2020. Io sono coinvolto nell'azione D3, che si chiama Percorso innovativo per l'implementazione del programma di monitoraggio di gestire. E questo programma si chiama Programma di monitoraggio scientifico della Rete Natura 2000 in Lombardia per la valutazione dello stato di conservazione degli habitat delle specie presenti in Lombardia. Perciò è proprio indirizzato molto alla rete Natura 2000 questo e alla direttiva Habitat. E questo approccio della D3 segue un percorso innovativo che valorizza le risorse presenti, per esempio sul territorio che coinvolge anche personale tecnico degli enti gestori della rete Natura 2000 e anche quella parte della società che è sensibile ai temi della conservazione e della tutela della biodiversità. E questo è il percorso innovativo di coinvolgere le persone e anche società, associazioni e così via che sono già presenti. La parte finale di affidamento di monitoraggio anche a esperti con specifiche competenze tecniche è ovviamente un approccio più standard per effettuare un monitoraggio. Allora, io ho chiamato questo Rete Territoriale 1 perché riguarda proprio le guardie ecologiche volontarie e altri volontari che si sono messi a disposizione. Io questo elenco lungo ho messo solo per farvi vedere che c'è un elenco lungo, ovviamente non sono da leggere tutte queste parole, però ci sono tantissimi enti, tantissimi comuni che hanno prestato, diciamo, il loro personale per fare queste indagini, questi monitoraggi delle Parche Groane, la città di Milano e così via. Ovviamente un grande grazie a tutte queste persone che hanno dedicato il loro impegno e il loro tempo per fare questi lavori. Cosa hanno fatto?
Per esempio, guardiamo adesso ancora come farò sempre gli insetti, abbiamo fatto il monitoraggio del cervo volante all'interno della regione Lombardia e abbiamo effettuato 10 siti dove con l'aiuto dei GEV abbiamo effettuato questo monitoraggio, sempre seguendo il protocollo che vi ho appena dimostrato prima. E questi 10 siti qua sono indicati con triangolo marrone. E vuol dire che questi volontari sono usciti la sera quando Lucanus cervus è più attivo, soprattutto nei mesi di giugno e luglio, e hanno effettuato questi monitoraggi standard che sono transetti di 500 metri. La rete territoriale 2, come chiamato questo slide, sono gli accordi non onerosi con Regione Lombardia. Ci sono una serie di associazioni e società che hanno firmato un accordo con la Regione Lombardia per la condivisione dei dati. Sono società che operano già nel territorio nazionale, possono essere nazionali che operano anche in Lombardia o possono essere proprio gruppi regionali, anche piccoli. Come vedete, il primo è l'Unione Nazionale Pescatori a Mosca, vuol dire nazionale, sono pescatori. Poi l'IOLAS, un'associazione che si occupa di farfalle, proprio lombarda, e così via. Si tratta soprattutto di pescatori, entomologi e anche ornitologi che hanno firmato questo accordo e hanno fornito dati alla Regione Lombardia. E questo fa parte dell'approccio innovativo di intercettare, diciamo, quei dati, quelle attività che erano già presenti all'interno della regione. Poi l'ultimo, ovviamente, è un approccio standard, un monitoraggio di specie più difficile, per esempio Osmoderma eremita, un coleottero grosso ma non facilissimo da determinare, ma soprattutto molto difficile da trovare, servono attrezzature molto particolari, delle conoscenze particolari, e questi tipi di monitoraggi sono stati affidati esclusivamente a esperti. E ovviamente ci sono un bel po' di queste specie che non si prestano bene per il volontariato. Come ultimo, un approccio che ha sempre preso più piede e che certamente sarà anche discusso dal mio punto di vista dopo, è quello che si chiama oggi la citizen science. Vuol dire di coinvolgere la popolazione nel monitoraggio della biodiversità. La Regione Lombardia si è dotata di un suo strumento che si chiama Biodiversità Regione Lombardia, che è un'app che ha delle, per esempio, su anfibi rettili, su piante della direttiva Habitat, che sono stati raccolti attraverso questa app. E poi la Regione Lombardia collabora con un progetto che si chiama INNAT, che opera a tutto il livello nazionale, e la Regione Lombardia fa pubblicità, diciamo, anche per questo progetto e riceve i dati. Qua abbiamo i dati, per esempio, tornando sempre alla stessa specie, il cervo volante, che sono stati raccolti in Regione Lombardia negli anni 2017-2022. Come vedete, una bella nuvola di dati. C'è una regione, una parte di Italia dove abbiamo una alta densità di questi punti, ma tutto il territorio lombardo, tranne oltre Po Pavese, ha visto dati su questa specie. È stato un grande successo dal mio punto di vista, che abbiamo aggiunto un bel po' di informazioni sulla distribuzione di questa specie. Qua in basso vedete una curva che è l'andamento dei dati di tutte le segnalazioni che sono arrivate attraverso INNAT per Regione Lombardia. E quello che si vede bene dal 2018 fino al 2020, abbiamo fatto un bel po' di pubblicità per questo progetto e sono arrivati sempre più dati. E poi è arrivato il Covid. La nostra pubblicità non ha potuto più essere così efficace a livello regionale, ma anche nazionale. E anche nel 2022 non abbiamo iniziato con la stessa intensità di informare il pubblico e si vede una forte decrescita.
Questo solo per dirvi che la citizen science non consiste di mettere in giro un'app o un sito che raccoglie i dati, una bella pubblicità per questo progetto a tutti i livelli, altrimenti questo progetto non può funzionare. Sto arrivando alla fine della mia presentazione. Per me molto importante quello che è stato fatto nell'ambito Gestire 2020 è di colmare veramente molte lacune che esistevano prima sulle conoscenze, soprattutto anche su quella fauna di cui mi occupo io, spesso chiamata anche la fauna minore, dove veramente mancano ancora molti dati anche sulla distribuzione delle specie. Tutti questi approcci sono diversi, abbiamo le segnalazioni singole, abbiamo i monitoraggi standardizzati da volontari, abbiamo monitoraggi da esperti e abbiamo ovviamente i dati vecchi di una volta, le pubblicazioni scientifiche, le collezioni dei musei e così via. Ho scelto questa bella immagine di un puzzle dove i pezzi non stanno insieme, non c'è modo di farli fittare. E la domanda per me è come si possono unire o cosa si può fare per utilizzare questi dati in una maniera per descrivere l'andamento della biodiversità in regione Lombardia. E ovviamente lo stesso, dopo se vogliamo discutere per tutto l'ambiente, tutto l'arco alpino, lo stesso si presenta come problema ovviamente per l'arco alpino. Io mi occupo anche di farfalle. Le farfalle sono un gruppo molto monitorato sia da volontari sia da professionisti e così via. Qua solo alcuni esempi. Abbiamo iNaturalist che certamente raccoglie attualmente dati per tutto l'arco alpino con aiuto di volontari della popolazione generale. Abbiamo progetti come Tagfighter Monitoring, come l'IBMS o anche qua dell'Alto Adige c'è un progetto dove professionisti escono e raccolgono dati lungo transetti standard. Poi abbiamo pubblicazioni, qua per esempio sulla distribuzione di Pyrgus malvoides in Slovenia, e abbiamo monitoraggi sulle specie in direttiva. Qua abbiamo la pubblicazione di ISPRA su metodi di monitoraggi per le singole specie della direttiva. E anche in questo caso ovviamente la domanda è come riusciamo a far collaborare questi dati che stanno un po' male insieme dal mio punto di vista. E con questo chiudo e vi ringrazio.